Ciao bambini, oggi ho pensato di leggervi un altro librino. Questa è la storia di Akiko e il palloncino. Un giorno Akiko riceve da un negoziante un palloncino. E per non farlo volare via, il negoziante lega il palloncino al dito di Akiko. Così ben legato, il palloncino segue Akiko fino a casa. Siamo arrivati, palloncino! Finalmente si può sciogliere il nodo. Vola, palloncino! Ehi, palloncino, dove vai? Mamma, mamma, non ci arrivo! Tieni il tuo palloncino, dice la mamma. Mamma, mamma, è di nuovo lassù! Aspetta! Ho un'idea, dice la mamma, così non lo perdi più. Ecco Adesso il palloncino vola proprio all'altezza di Akiko. Vieni, palloncino, andiamo a giocare in giardino. Guarda, palloncino, non è bello questo fiore? Akiko fa due coroncine di fiori, una per il palloncino e una per lei. Palloncino, facciamo merenda? Vuoi ancora un po' di torta? Sì, grazie, Akiko. Ma all'improvviso arriva un colpo di vento. E il palloncino di Akiko? Oh, finisce fra i rami di un albero. La mamma di Akiko cerca in ogni modo di tirarlo giù, ma nemmeno lei riesce ad arrivare così in alto. Si sta facendo buio. Vieni, Akiko, dobbiamo rientrare. Quella sera Akiko è talmente triste che non riesce nemmeno a mangiare. Sai, mamma, avevo promesso al palloncino che avremmo mangiato insieme e che ci saremmo lavati i denti insieme e poi ci saremmo messi il pigiama e che ci saremmo anche addormentati insieme. Capisco, dice la mamma, domani ti prometto che prenderemo la scala e tireremo giù dall'albero il tuo palloncino. Davvero? Chiede Akiko. Davvero, risponde la mamma. Davvero, davvero. Davvero, davvero. Akiko allora smette di piangere e le sue lacrime si asciugano. E poi, all'improvviso, Akiko pensa ad una cosa bellissima. Il suo palloncino che brilla in cima all'albero è bello come la luna.